Aperta un'inchiesta sulla morte di Valeriano Bottero, l'imbianchino di 52 anni, morto martedì pomeriggio precipitando da 5 metri d'altezza, mentre stava effettuando lavori di tinteggiatura all'interno della ditta Lavor Metal di Loreggia. Al momento non ci sono indagati, ma secondo i primi accertamenti dello Spisal di Campo Camposampiero e dei Carabinieri, all'origine della tragedia ci sarebbe una manovra errata da parte di chi stava guidando il carrello elevatore. Secondo i testimoni, infatti, l'artigiano sarebbe precipitato non da un'impalcatura, ma da un cestello elevatore di proprietà dell'azienda e manovrato da qualcuno che, però, all'arrivo dei carabinieri, non era presente. Nelle prossime ore, il pubblico ministero conferirà l'incarico dell'autopsia. Nel frattempo, ha posto sotto sequestro l'area dove è avvenuto l'infortunio mortale, perché si potrebbe configurare il reato di omissione di soccorso.